Mentre sono impegnato in questa campagna elettorale ad incontrare i cittadini nelle piazze, nei mercati, nelle strade e anche nelle attività commerciali, e mi giungono notizie di attacchi, come dire, di bassa lega da parte del candidato del centro-sinistra Bordo Michele. In risposta a questo signore, amici cittadini, che siete gli unici a cui devo delle spiegazioni, dico che per potermi candidare nel Movimento 5 Stelle, oltre al curriculum, il sottoscritto ha presentato anche il proprio casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex articolo 335 che serve per sapere se ci sono delle denunce o delle indagini sul proprio conto. Bene. Signori, tutti questi certificati sono risultati puliti. Certo, una denuncia ci fu circa 20 anni fa, se non ricordo male, tra il 1999 e il 2000. Mi sono difeso come era mio diritto in quell'occasione e non c'è stata alcuna condanna né amministrativa né penale nei miei confronti e il caso è stato archiviato. Beh, se mi dovessi vergognare per una denuncia ricevuta che non ha sortito effetti, i politici potenti e arroganti che adesso mi attaccano, a proposito, ho saputo che è sceso in campo anche l'imputato sindaco Riccardi. Bene, questi signori dovrebbero sparire per sempre dalla scena politica per tutti i danni che hanno provocato ripetutamente all'intera collettività e a tutti i livelli istituzionali.